Buonasera a tutti, sono soddisfatto della partita che abbiamo fatto questa sera perché venivamo da un periodo dove avevamo delle difficoltà a giocare. Questa sera abbiamo fatto un'ottima partita per 34 minuti, giocando, muovendo la palla, attaccando, la palla canestro che abbiamo cercato di fare fino a una settimana fa. Siamo riusciti a produrre, a prendere dei tiri aperti. Naturalmente la partita è cambiata quando abbiamo fatto due palle perse di seguito, è cambiata quando le nostre energie fisiche si sono consumate, perché anche questa sera abbiamo dovuto regalare tre giocatori a una squadra avversaria che tutti dicevano che non avrebbero giocato, non avrebbero giocato, alla fine hanno giocato tutti tranne il lungo decente per problemi obiettivi. Noi sono ormai la settima, ottava partita che regaliamo tre giocatori agli avversari per infortuni traumatici, non perché sono successe delle cose al di fuori della partita, e ci limitano un po' le rotazioni. Giochiamo con un palleggiatore solo e questo nella pallacanestro del 2022 è difficile produrre del gioco quando hai un palleggiatore solo in campo. Gli altri stanno cercando di giocare, di dare una mano, ma non è la caratteristica principale. Cantù ha fatto una partita fisica, ha fatto una partita dopo 60 minuti giocata a Becheri tre giorni fa. Noi abbiamo giocato a Capodorlando, abbiamo fatto 20 ore di volo, quindi più o meno il recupero poteva essere similare. L'amaro in bocca di questa sconfitta è come mi piacerebbe rigiocare queste partite al completo, quando ho tutti i giocatori. Se all'andata avevamo regalato Penny Williams e avevamo regalato, c'era Dalton Pepper, ma avevamo altri due infortuni. Al di là della partita fatta da Cantù, al di là dei meriti che loro hanno profuso per tutti i 40 minuti, io faccio complimenti alla mia squadra perché hanno fatto quello che eravamo avevamo chiesto di fare nel solo allenamento che abbiamo fatto ieri. A pallacanestro si vince o si perde, noi abbiamo perso e Cantù ha vinto alla fine meritatamente. Niente. L'ultima cosa che voglio dire è che per l'ennesima volta noi non tiriamo tiri liberi. Noi attacchiamo e non tiriamo tiri liberi. Allora, questa cosa qua, dopo un po' di partite di seguito, inizia un attimino a darmi noia, perché noi non è che non attacchiamo, noi attacchiamo, però se abbiamo in campo un 99, un 2000, un 2003, vanno rispettati esattamente come un 85, un 84, un 90, due americani e quant'altro. Perché le squadre che fanno giocare i giovani devono essere tutelati come sono tutelati gli altri. Noi questa sera usciamo e ci hanno regalato due tiri liberi alla fine, quattro tiri liberi alla fine che non contavano niente, giusto perché gli arbitri devono mettere a posto le loro statistiche. Questa è una cosa che in questo momento io non accetto, perché a Capodorlando è successa la stessa cosa. Noi attacchiamo e prendiamo gli schiaffi e poi i ragazzi sono giovani, si innervosiscono. Questo è una cosa che io non, come è stato dato fallo tecnico alla panchina, poi Severini ha fatto un tuffo esattamente perché il pubblico di Cantù, che io sono cuore canturino perché mio papà ha giocato qua e quindi sono una persona che ha sempre fatto tifo Cantù, ha fatto bu e il primo arbitro si è cagato addosso e ha fischiato subito fallo di compensazione. Così non va bene, così è una cosa che per chi fa giocare i giovani non va bene. Allora bisogna fare una regola per cui i giovani non devono giocare, perché se i giovani giocano e poi non sono tutelati quando prendono gli schiaffi, allora non va bene.